Allora oggi esploriamo insieme la struttura di un sito web museale, in particolare un sito web museale che riguarda l'argomento della migrazione, immigrazione. Si, eh, siamo di fronte all'home page di un sito web eh, canadese, il Museo dell'Immigrazione. PR21 e vediamo immediatamente che eh, a fianco dell'home page trovo l'opzione multilingue, ovvero, oltre a visitare questo sito in lingua inglese posso anche visitarlo in francese. Questo perché, come dovreste sapere, il Canada è un paese bilingue perché è stato colonizzato anche dai francesi. Noi ispezioniamo questo sito attraverso l'opzione in lingua inglese. Innanzitutto cosa trovo nell'home page? Eh, devo mh, giudicare se questo sito è abbastanza chiaro per il visitatore. In alto la scelta eh, del progettista del sito è quella di inserire ehm, alcune ehm, Insomma, facility rentals, eh, quindi si lega tutto alla eh, pianificazione di alcuni eventi eh, all'interno del museo, è eh, una scelta di mercato se vogliamo, perché eh, dà la possibilità di pianificare un meeting, un evento o addirittura un matrimonio all'interno del museo. A fianco trovo un shop, quindi vengo immediatamente a conoscenza del fatto che all'interno del museo trovo un negozio di eh, souvenir che ovviamente riguardano principalmente l'argomento migrazioni eh? e addirittura posso eh, effettuare anche degli acquisti direttamente online, questo è veramente innovativo. E a fianco di questa voce trovo Median Quires e cliccando eh, mi rendo conto che posso avere l'opzione di un contatto diretto con il museo. Al di là di questo, passo ai panel ehm, sottostanti. E la prima voce è. Che del resto è la più importante quando si parla di un percorso museale, è la pianificazione della visita e suddivisa a sua volta in tre sottogi: plan your visit, quindi la pianificazione della visita all'interno del museo, dove trovo le informazioni riguardo gli orari, i biglietti, il, eh, la possibilità di raggiungere il luogo, quindi l'ubicazione e anche eventualmente i parcheggi disponibili, i percorsi. Mirati e ehm, specializzati in particolare per gruppi, la possibilità di prenotare direttamente una visita di gruppo e poi questa voce molto importante. Accessibility ehm, dove eh, si parla della possibilità di accesso anche per i diversamente abili all'interno del museo, addirittura eh, si specifica i cani guida sono i benvenuti. Questo veramente ci fa capire che siamo mh, visitando il sito di un museo all'avanguardia che ehm, è aperto veramente a tutti ed è ben organizzato. Tornando al Visit, vediamo che ci propone anche gli eventi, il calendario degli eventi. Anche questo è un elemento molto importante quando si visita un sito web perché ci fa capire che il museo non è un luogo polveroso e chiuso ma un luogo all'interno del quale periodicamente si svolgono degli eventi che lo rendono vivo ad esempio proprio sabato 15 dicembre ci sarà in inglese un evento per le famiglie quindi questo cosa fa crea movimento crea varietà e anche un richiamo a un target preciso di persone all'interno della struttura. E poi Explore Explore trovo um, le mostre eh, le, che ci sono all'interno del museo: le mostre eh, stabili, quindi il patrimonio museale stabile e le mostre invece temporanee: Temporary exhibitions. In particolare, in questo momento vedete, da agosto fino a gennaio 2019 abbiamo la primavera i rifugiati. Che sono scappati alla primavera di Praga, devo dire una mostra molto interessante. Dopodiché, sempre sotto questa voce, posso trovare sempre la storia, la storia di questo. Museo, gli eventi da calendario, il negozio di ehm, souvenir, di ricordi e poi eh, la eh, facilitazione delle prenotazioni dei percorsi. Poi, all'interno del percorso di esplorazione del museo, molto interessante, trovo una serie di materiali di supporto alla visita, per esempio. Ehm, Ecco, Digital Storytelling sono eh, delle proposte ehm, da parte del museo di alcuni video di approfondimento che si possono utilizzare prima di programmare una visita all'interno del museo o anche dopo, quando voglio approfondire ehm, i contenuti. Ehm, Relativi al materiale che ho potuto visionare all'interno del museo. Tell me more about. Vediamo questo, ad esempio. Eh, our eh, curators, historians, researchers, and guest, ehm, ecco, eh, praticamente degli esperti, hanno formulato una serie di link eh, con i quali è possibile approfondire tantissimi argomenti sulle migrazioni, in particolare sui rifugiati. In Canada un percorso di approfondimento veramente interessante e altrettanto interessante. È, ecco questo learn quindi l'apprendimento c'è una sezione addirittura dedicata scusate all'educazione ehm, alle visite delle scuole ai progetti che le scuole possono effettuare prima e dopo la visita al museo. E addirittura vengono offerti dei materiali per le scuole affinché si possa approfondire questa importante tematica poi c'è un altro settore importante in questo sito research quindi abbiamo sotto research registrazioni relative all'immigrazione eh, immagini vedete ad esempio qui ship photos molto interessanti eh, possono essere ordinate anche alcune foto relative alle grandi navi che trasportavano i migranti dall'Europa oppure eh, insomma eh, tantissimi tantissimi spunti eh, possono essere tratti eh, a proposito mh, degli archivi archivi di famiglia eh, che eh, il museo possiede Vediamo le FAQ, le Frequently Asked Questions, che cosa dicono? Can I search for an immigration record on the museum's website? No, non posso effettuare una registrazione attraverso il sito. Eh? E poi ci dice come posso richiedere eventualmente questo tipo di informazioni. In un database, come posso trovare una lista di passeggeri o un manifesto dove sono registrati dei migranti? Ecco, poi, insomma, evidentemente qui sono registrate le domande più frequenti. Se, ad esempio, hanno una lista di persone che sono entrate in Canada. E così via, cioè una serie di informazioni storiche che evidentemente dei ricercatori hanno chiesto. C'era un'informazione anche abbastanza ehm, importante che era sotto le FAC: cioè, se c'è qualche domanda che non è, non è stata esaustiva, eh, si può contattare un responsabile. Ecco, qui abbiamo l'indirizzo e i numeri di telefono per rispondere alle varie questioni. Curiosità. Quindi le FAC le troviamo. E, support, questa è anche una sezione interessante, se vogliamo un elemento di trasparenza, perché in questo sito web eh, abbiamo um, le donazioni eh, che permettono al museo di sopravvivere. E, quindi una serie di appunto contributi che eh, se lo, insomma, le, le aziende lo stato eh, i singoli hanno dato al museo e poi offrono anche la possibilità di fare una donazione a ruth gold bloom educational department fund vedete quindi anche ehm, nel campo dell'educazione si può eh, dare una donazione molto importante poi sempre per i social al di là degli strumenti che abbiamo messo in un page qui abbiamo un blog un blog lo sapete un diario online dove ci sono riflessioni sulla storia ehm, in particolare dei, dei rifugiati della primavera di praga ecco qua se clicco eh, leggo le Posso esplorare praticamente questo blog eh, e anche, eh, vedete, eh, racconti di rifugiati, anche questi interessanti delle storie vengono presentate delle storie di singole persone poi c'è un'ulteriore pagina di approfondimento che riguarda anche la, la stampa ad esempio eh, dove si parla di questo museo come contattare lo staff e un'altra sezione molto molto importante jobs quindi le opportunità di lavoro d'impiego che vengono offerte poi c'è anche la sezione volontariato si può essere volontari all'interno del eh, museo qui nelle news troviamo i media realates ovvero i comunicati stampa quindi vedete un, un sito veramente esaustivo eh, semplice posso facilmente trovare accesso alle informazioni anche cronologicamente e trovo eh, I ehm, riferimenti, anche molto comodi, in fondo all'homepage. page. Quindi mh, trovo anche ehm, i tributi a tutti coloro che hanno dato un contributo alla formazione di questo sito. Qui ehm, si possono anche effettuare delle ricerche con parole eh, calde, non so, si potrebbe anche cercare. Mh, Cognome, qualunque cosa. Devo dire che questo sito, tra l'altro, è molto interessante perché eh, presenta anche un logo, un logo che ha il simbolo del Canada eh, rielaborato sotto forma di vari colori proprio per ricordare che le migrazioni, o chiudono persone. Molto diverse provenienti da varie parti del mondo. E poi vedete c'è questo ascorrimento: anche qualche immagine tratta dal museo, il eh, museo ci fa vedere degli squarci di famiglie, ehm, persone di varie età che visitano il museo The Pier 21 Story, posso anche cliccare e Fare questo salto nel passato attraverso il sito web, allora, dopo aver fatto questo tipo di analisi, in un certo senso elaboro una scheda critica. Eh, questa è la seconda parte: quindi eh, del lavoro. Intanto ecco, la prima parte è cercare di ragionare criticamente sul sito web come abbiamo fatto. Adesso.